Posso usare l'ospitalità del direttore Belpietro, perché lei prima giustamente ha ricordato che io ho fatto un appello, però siccome il giornale di cui, che citavamo, è diretto da Belpietro, oggi Belpietro... Belpietro dirige La Verità. La Verità, esatto, La Verità. Sì. La Verità oggi titola "Vogliamo dare la cittadinanza agli stupratori", cioè cerchiamo di far capire ai nostri ascoltatori di cosa parliamo. Secondo Belpietro i cittadini... di cui parliamo nello Ius Soli sono tutti stupratori, questa è la domanda che faccio a Belpietro. Cioè, la ragazza che abbiamo accanto. Non è forse questo, lo dico a Belpietro e finisco, non è forse questo un contributo importante, visto l'autorevolezza di Belpietro e della Verità, all'imbarbarimento di un dibattito pubblico? Intanto lei non dice la verità, nonostante diriga La Verità, e cioè non tutti i cittadini di cui parliamo naturalmente sono i stupratori, ma poi che messaggio dà agli italiani quello per il quale stiamo parlando di una legge che vuole dare la cittadinanza agli stupratori? Lo stupro, immagino che lei lo sappia, è una cosa molto seria, al di là del razzismo. E questo è un pugno in faccia anche alle tante donne, purtroppo, che subiscono violenza sessuale in questo paese. Non si sente magari di usare questa occasione per dirci ho sbagliato, chissà. È orgoglioso di questo titolo, direttore? Sì, sono orgoglioso. Beh, immagino che la persona che mi stia parlando, io purtroppo non vi vedo, sia Andrea Romano, mi sembra di conoscere la voce. Sì, è l'onorevole Romano. Esatto, scusate. Ma, caro onorevole, è vero o non è vero che alcuni degli stupratori di Rimini, se venisse messa in piedi questa legge, prima o poi diventerebbero italiani? No. È vero o non è vero che il 40% degli stupri sono commessi da extracomunitari, cioè da stranieri? Ma cosa ha a che fare questo con la legge sullo Ius Soli? Nonostante, Romano, mi faccia parlare, sia tranquillo. Io ascolto lei, già purtroppo, oppure il ritorno dello studio, quindi già faccio lavoriamo sul ritorno, intanto lo dico alla regia, dategli una mano perché oggettivamente è insopportabile il ritorno. Come vedete parlo senza difficoltà. Il ritorno sapete che è una delle cose più difficili perché uno parla ma sente sulla propria voce un'altra voce, la sua, che ritorna. Ma vi stavo dicendo, è vero o non è vero che il 40% degli stupri sono commessi da extracomunitari, cioè da stranieri? Ed è vero o non è vero che su 16... Sì, è vero. Non è un dato del Viminale. È vero, è un dato del Viminale. Se poi volete negare l'evidenza, pazienza. È vero o non è vero che gli italiani maschi tra i 20 e i 60 anni sono 16 milioni e gli stranieri maschi sono 1,6 milioni? È vero o non è vero che la maggior parte di questo 40% di stupri è commesso da persone che sono richiedenti asilo? Vabbè, se volete parlare voi, parlate voi. Io già faccio fatica ad ascoltarvi. Parliamo tutti e parliamo tutti in maniera ordinata. Se poi... Direttore, parliamo tutti e parliamo in maniera ordinata. L'unica cosa che vi chiedo è di essere sintetici nelle risposte, perché poi abbiamo l'opportunità anche di parlare con i protagonisti di quello di cui discutiamo. Sono telegrafico. Bene. Pannella, sono telegrafico. Quindi, è vero o non è vero? La maggior parte di questi stupri del 40% vengono commessi da persone che non sono in regola con il permesso di soggiorno. Quindi se vi volete guardare i dati, quelli sono i dati. Se invece vi volete arrampicare sugli specchi, fate pure.